Ciao a tutti, benvenuti su Virgo Gaming e siamo qui per parlare di alcune notizie delle quali siamo venuti a conoscenza in ultime ore. La prima è: dopo 8 anni il Paris Saint-Germain dirà addio a Thiago Silva, difensore classe 1984, grandissimo talento ed ex Milan. Andrà appunto via a costo zero e sembra che già Everton e Milan si siano fatti sotto per accaparrarsi le sue prestazioni. Sarebbe un grandissimo ritorno di grandissimo spessore, nonostante l'età molto avanzata, per il Milan, che molto probabilmente dovrà dire addio a Ibrahimovic, che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Quindi via un leader dentro un altro. Sarà un incrocio, perché appunto nell'anno del loro addio andranno via insieme, mentre adesso sarebbe una bella sliding doors. E già appunto il Milan ne beneficerebbe tanto, anche perché finalmente Romagnoli potrebbe avere un compagno di difesa dal quale potrà molto 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 imparare, ed è ora, in quanto Romagnoli è un classe 95, 25 anni e deve fare il salto di qualità. Una notizia ve la spoilerò soltanto, perché poi farò un video ad hoc. Il Lipsia dice no al riscatto di Schick. E dopo uscirà un video appunto fatto ad arte. Ultime notizie, due derivanti, diciamo, emesse dal Consiglio federale di ieri. La prima sull'età del calciomercato: finalmente abbiamo queste date, che prevederà una sessione autunnale e la classica sessione invernale. La sessione autunnale avrà via il 1 settembre e si concluderà il 5 ottobre. Ricordiamo sempre che il mercato però non muore mai, cioè nel senso queste date sono solo un punto di riferimento per vedere i giocatori con le nuove maglie. Però sia a febbraio che a dicembre che a giugno-luglio le trattative esistono sempre. I direttori sportivi continuano sempre a vedere i giocatori, gli agenti continuano a proporli. Quindi voglio dire, sono date anche abbastanza, come posso dire, orientative. Mentre appunto la sessione invernale avrà via il 4 gennaio, si concluderà il 31, qualche giorno più corta rispetto alle altre volte. Però questa cosa mi incuriosisce molto, perché già sarà un mercato molto molto low cost. Adesso, quello che appunto inizierà a settembre, figuriamoci a gennaio, la finestra nella quale le società devono semplicemente consolidare i propri posti o migliorare i propri posti in classifica, ma si sa che non si fanno mai grossi investimenti. Difficilmente ti arriva il Modric, perché la Madrid di Modric a gennaio non lo vende. Quindi sarò veramente molto curioso. Quindi prepariamoci magari a formule alternative di scambio, di pagamento, o magari scambi, o magari, boh, non lo so, qualcosa le società troveranno per fare comunque mercato. Sebbene bisogna comunque essere realistici, e anche per le grandi squadre non prevedo un mercato faraonico, bensì sarà un discorso cedo per vendere. All'Inter si parla di Tonali, si parla di Kumbulla, si parla di Chiesa, profili molto interessanti, costosi, però sia per Milan che per Inter che per Juventus che per tutte le big, nessuna esclusa. Sarà molto un mercato, io quando vendo compro. Quindi magari un piccolo, anche perché comunque c'è da contare non soltanto i cartellini, ma anche il risparmio dei contratti, o meglio, non soltanto il prezzo del giocatore, ma anche quando va effettivamente a risparmiare sull'ordo di cartellini. Difficilmente una squadra guadagna 100 e spende 100, perché ci sono in primis dei debiti, magari giustamente, che al momento vanno pagati, in più a bilancio vanno anche gli ingaggi. Quindi il pensare, cacchio, l'Inter cede per 90 milioni, Lautaro Martinez, tutti saranno investiti sul mercato, è pura follia, anche perché non penso che questi eventuali 90 milioni vengano tutti cash. Poche squadre possono pagare cash.
Quindi mettiamo anche che siano dilazionati in 2 anni, l'Inter ne vedrebbe 45. Con 45 chi prendi? Tonali, Kumbulla o Chiesa? Questi pagamenti vanno ulteriormente rateizzati. Gagliani era il re di di queste formule. Ecco, il pagherò, grande Adrianuccio. Ultima notizia che appunto emessa dal Consiglio federale riguarda le promozioni dalla C alla B e le retrocessioni dalla C alla D. Promosse: Monza, Vicenza e Regina, le nobili decadute. Il Vicenza, grandissima squadra con Ambrosetti, Mendes, Viviani, Otero, Brivio. Chi è un âgé come il sottoscritto se la ricorderà molto bene. Il Monza della proprietà Gagliani-Berlusconi. Insomma, l'anno prossimo hanno già dichiarato di voler portare in A il Monza al primo tentativo. La Regina, Song, Soviero, quanti bei giocatori passati a Reggio Calabria. Retrocesse, Gozzano, Rimini e Rieti. La logica è stata questa: promosse le prime di tutti i gironi e retrocesse le ultime di tutti i gironi. Quindi, detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Intanto per pranzo uscirà quello su Football Manager di una delle mie 2 carriere, stavo a capire quale. E mi raccomando, dategli uno sguardo perché è molto interessante per gli amanti del gioco. E guardate anche, iscrivetevi anche al mio secondo canale, Davvero Wolf Football Scouting. Detto ciò, ci vediamo. E ha ricordato ovviamente il video che a breve verrà caricato sul canale. L'argomento, vedetelo a inizio video. Quindi un salutone, ciaone!